Entro qualche giorno, oggi o domani, sarà definito lo scacchiere delle candidature in Sicilia. La decisione del presidente Berlusconi di scendere in campo in Sicilia ha bloccato l'accordo di Fratelli d'Italia sulla Galla e rimesso la palla al centro sulla precisa volontà di ricandidare Musumeci alla presidenza della regione siciliana e aggiustare il tiro anche alle amministrative di Palermo e Messina. Ore frenetiche, convulse, falchi e colombe al lavoro per ricucire lo strappo dentro il centrodestra, ancora oggi frammentato e lacerato al suo interno, e pretendere una coalizione coesa e soprattutto vincente alle elezioni amministrative e regionali. Una decisione voluta dai leader dei partiti di centrodestra, che arriva molto in ritardo per le amministrative siciliane, che può aprire la strada alle imminenti regionali in un quadro ancora oggi spaccato e diviso. La notte prima della presentazione della candidatura azzurra di Cascio, d'intesa con la Lega, si cerca invano l'accordo con Fratelli d'Italia, pronta al sostegno alla Galla, ma l'intesa si sfascia sulla richiesta della Meloni di riproporre Musumeci alla guida di Palazzo d'Orleans. Ieri sera, alle 21, scende in campo il presidente degli azzurri Silvio Berlusconi con una nota. Sono stato da più parti chiamato ad intervenire sulle candidature alle elezioni siciliane. Mi sembra che la cosa fondamentale sia essere uniti, perché uniti si vince, divisi si perde. Credo quindi che ci si debba sedere attorno a un tavolo al più presto, un incontro tra noi, Fratelli d'Italia, la Lega e le altre forze politiche del centrodestra, per individuare e decidere delle candidature condivise. Una presa di posizione che stoppa la convergenza di Fratelli d'Italia sulla Galla e che apra la possibile convergenza di un centrodestra unito richiesto dai meloniani. Se c'è Silvio, bisogna fermarsi in attesa del confronto tra i leader e con Giorgia Meloni specialmente. Fratelli d'Italia ha quindi rinviato di qualche ora il previsto annuncio di convergere su altre candidature, che siamo pronti a discutere solo nel caso in cui la coalizione dimostrasse di mettere al primo posto la sua unità rispetto agli egoismi, lavorando su un quadro complessivo che punti alla vittoria del centrodestra, non agli egoismi di partito. Per noi, nello specifico, non vi è ragione di discutere la ricandidatura di Nello Musumeci, presidente della regione, uscente e apprezzato dai siciliani per la sua concretezza e la sua onestà. Il vertice dovrebbe tenersi oggi o al massimo domani e scioglierà molto probabilmente la questione in un modo o in un altro.